ha cominciato la sua carriera lavorando per Dino De Laurentiis. Il dirigente e produttore cinematografico di Hollywood Josh Kramer, che ha prodotto film cult come La morte e la fanciulla del 1994 con la regia di Roman Polanski e Prove apparenti del 1996 di Sidney Lumet, e aveva lavorato per Manchester by the Sea, che vinse 2 Oscar nel 2017, è morto in seguito a un ictus all'età di 67 anni a Santa Monica, in California. Il dirigente e produttore cinematografico di Hollywood Josh Kramer, che ha prodotto film cult come La morte e la fanciulla del 1994 con la regia di Roman Polanski e Prove apparenti del 1996 di Sidney Lumet, aveva lavorato per Manchester by the Sea, che vinse 2 Oscar nel 2017, è morto in seguito a un ictus all'età di 67 anni a Santa Monica, in California. La notizia della scomparsa, avvenuta il 27 novembre, è stata riportata da Variety e The Hollywood Reporter. Il produttore cinematografico si era diplomato all'American School di Londra e poi laureato alla Brown University con infine un master alla Wharton School dell'Università della Pennsylvania. Kramer ha iniziato la sua carriera nell'industria dello spettacolo lavorando nelle vendite all'estero per il leggendario produttore italiano Dino De Laurentiis, specializzandosi nella prevendita internazionale di film di registi come Sam Raimi, Michael Cimino, Bruce Beresford e David Cronenberg. All'inizio degli anni 90 Josh Kramer si è unito a Tom Mount per formare la Mount, Kramer, Co. Insieme hanno prodotto il film di Roman Polanski La morte e la fanciulla, interpretato da Sigourney Weaver, Ben Kingsley e Stuart Wilson, e il film di Sidney Lumet Prove apparenti, interpretato da Andy Garcia, Richard Dreyfuss e Lena Olin. Insieme hanno prodotto il film di Roman Polanski La morte e la fanciulla, interpretato da Sigourney Weaver, Ben Kingsley e Stuart Wilson, e il film di Sidney Lumet Prove apparenti, interpretato da Andy Garcia, Richard Dreyfuss e Lena Olin. Il produttore ha poi ricoperto il ruolo di direttore e responsabile delle operazioni commerciali cinematografiche presso gli Amazon Studios dal 2014 al 2018. L'amore no di Michael Showalter.